Siamo qui davanti all'Extraforum di Prato, dove l'Hockey Club Pistoia si sta allenando in questi minuti per preparare la delicatissima semifinale di sabato in programma a Mortara, in provincia di Pavia, contro l'Hockey Club Bra, sfida che, se vinta, potrebbe valere la finalissima scudetto. I ragazzi di Treno sono reduci dal concentramento tenutosi proprio qui all'Extraforum di Prato, dove sono riusciti nell'impresa di conseguire la salvezza, e adesso sono chiamati a un'impresa che avrebbe del miracoloso, ossia battere una squadra come l'Hockey Bra, che è tra le più titolate e tra le più attrezzate su scala italiana. Andiamo adesso a sentire le parole dei protagonisti. Siamo qui con mister Filippo Treno, allenatore dell'Hockey Club Pistoia. Allora, una salvezza conseguita nell'ultimo concentramento qui a Prato, molto brillantemente, nonostante delle aspettative modeste, diciamo, tra virgolette, per la linea verde della squadra e un generale ridimensionamento rispetto allo scorso anno. Ora queste Final Four per lo scudetto, come arriva la squadra a questo appuntamento? Noi, come hai appena appunto sottolineato, siamo arrivati qui al concentramento di Prato con le idee chiare per ottenere la salvezza. Questo si è ottenuto, di conseguenza ci sono stati anche i playoff con le Final Four che ci saranno questo fine settimana a Pavia, e dato che si era calcolata una preparazione di arrivare al massimo delle nostre condizioni al concentramento qui di Prato per salvarsi, subito dopo c'è stato uno scarico, un forte scarico da parte dei ragazzi emotivo, e quindi temo un breve appagamento della squadra. So benissimo che non dovrebbe essere così, perché le motivazioni di andare a giocare una Final Four con i playoff dovrebbero ricaricare. Questo mi aspetto, di arrivare appunto a sabato con un'energia emotiva per cercare di spenderla nell'incontro contro Bra, che sono i campioni d'Italia. Appunto, parliamo un attimo dell'avversario, l'Hockey Club Bra, l'anno scorso avversario nella finalissima scudetto, che ha beffato appunto la squadra arancione negli ultimi istanti della partita. Ci sarebbe da vendicare questa delusione? Ma diciamo che questo purtroppo non si può dire. È vero che l'anno scorso siamo arrivati in finale, primo secondo posto contro Bra, quest'anno ci ritroviamo in semifinale contro Bra, però quest'anno noi abbiamo una squadra completamente rinnovata da tutto il settore giovanile della società, con soltanto i due innesti stranieri. Quindi questo lavoro di investimento sui giovani ci porta ad arrivare alla partita di sabato con delle aspettative minori. E non so quello che succederà, perché è una partita secca, è uno scontro diretto, può succedere tutto, però nella migliore delle ipotesi, diciamo, mi contento di arrivare sul podio fra sabato e domenica. Siamo qui con Mika Novakovsky e Karol Ziflik, che sono i due top player dell'Hockey Club Pistoia. Parliamo con Mika, che capisce un po' di inglese e tradurrà un paio di domande per noi al bomber Karol. Allora, are you ready for these finals? Czy jesteś gotowy na finały? Oczywiście, że jesteśmy gotowi. Przygotowani jesteśmy bardzo. Yeah, we are 100% ready. We are fit, and we are waiting for the finals, for playoffs. Siamo pronti, siamo ben allenati e non aspettiamo altro che la partita di sabato. For Karol, it's the second year in Pistoia. Do you like the city, the teammates, and the hockey club? Że to jest ten twój drugi rok w Pistoi, i jak ci się tu podoba, i zawodnicy, i wszystko? Tutaj oczywiście generalnie wszystko jest w porządku, kurwa, że zawodnicy są dobrzy, kurwa, dalej wyszkoleni, kurwa, hokej i tak dalej. Karol is saying that he's like really a Pistoia city, everything accommodation, and he think that the players are really, quite really good, yeah, and they have a really good technique, and they have a team spirit. Karol si trova molto bene qui a Pistoia, come ho detto è il suo secondo anno qui, si trova bene con i compagni, che ritiene molto preparati anche tecnicamente, e con la società dell'Hockey Club Pistoia. Siamo qui con Riccardo Fedi, uno dei senatori dell'Hockey Club. Confermi la tesi del mister? C'è il rischio di un po' d'appagamento, oppure la squadra è pronta e vuole stupire
a Pavia per queste Final Four? Io credo fortemente nei miei compagni, credo nelle motivazioni e credo che loro una volta su quel terreno di gioco daranno il massimo. Certo, l'obiettivo è stato raggiunto e questo inconsciamente ci dà un po' di appagamento, ma quando sei lì a giocare contro la squadra che l'anno scorso ti ha portato via lo scudetto, il sogno di ogni giocatore a pochi secondi dalla fine, credo che la voglia di sopravvento verso questa squadra verrà fuori. Faremo un buona finale, l'obiettivo è comunque arrivare sul podio, però dentro di me non nascondo qualcosa di più. Certo, sono obiettivo, è difficile, Bra è una grande squadra, è molto organizzata, noi abbiamo una linea verde, è tutto vero, però il carattere abbiamo dimostrato e quando c'è bisogno lo sappiamo tirar fuori. Io faccio questo appello ai miei compagni di dare il massimo veramente in questa finale, per noi, per la società, per tutti i pistoiesi e per gli appassionati di hockey di Pistoia, che sono tanti.